Stiamo registrando la parola. Benvenuta Uliana Piro. Vai Uliana. Buonasera a tutti, prima di tutto. Ecco, io mi volevo ricollegare alle parole che ha speso prima Claudia, proprio sui laboratori, perché fondamentalmente i lavori che ho portato stasera, tra cui l'ultimo, sono stati tutti realizzati durante i laboratori di Officine Creative Italiane e sono effettivamente sono stati e sono un modo per veramente per analizzare delle tematiche, delle situazioni, un po' tutto, insomma, quello che riguarda la fotografia per tanti aspetti. Io devo dire la verità che grazie a loro sono riuscita ad avere una visione diversa sulla fotografia. Io vengo da, diciamo, una fotografia amatoriale, ma soprattutto di concerti ed eventi, perché ho iniziato da ragazzina a fotografare appunto ai concerti musicali, perché sono una grande appassionata di musica dal vivo, però quando sono entrata in associazione ho scoperto proprio un mondo diverso e mi è piaciuto parecchio e quindi mi sono appassionata molto di più a questi altri aspetti della fotografia. Allora, questa sera io ho portato l'ultimo progetto che ho realizzato. Il laboratorio di quest'anno ha il nome Intorno a noi. È stato praticamente era partito prima del lockdown e avevo tutta un'altra idea, un altro programma. Chiaramente la situazione ci ha bloccato tutti dentro casa, quindi mi sono riscoperta da sola in casa, ad analizzare alcuni aspetti della mia vita e anche appunto in relazione alla situazione di pandemia. E quindi è nato questo progetto dal nome Apnea. Adesso, se vuoi, vogliamo ricondividere lo schermo. Ok. Ok, parto subito. Vincenzo, scusami se intervengo. Dimmi. Gentilmente, fai da cerimoniere, presenti comunque Giuliana Piro e Claudia, che sicuramente la maggior parte dei partecipanti conoscono, però mi farebbe piacere che le presentassi perché sennò mi sembra che sminuiamo un pochettino gli ospiti. No, assolutamente. Ne abbiamo parlato insieme finora, quindi davo un po' qualcosa. Sicuramente possiamo tranquillamente aggiornare chi si è messo in collegamento più tardi. In questa serata, appunto, in cui Uliana Piro ci farà vedere il suo mondo fotografico, abbiamo con noi ospite anche Claudia Johan. Uliana Piro è crotonese per chi non la conoscesse, io non la conoscevo, la sto conoscendo stasera. Comunque la cosa bella, insomma, è che avendo avuto questo riconoscimento, essendosi classificata come finalista Portfolio Italia ed essendo crotonese, abbiamo fatto uno più uno ed assolutamente per essere ospite con noi stasera. Non potevi scappare, Uliana. E Sono quindi, felicissima di ecco, questa è stato un opportunità. piacere. Questo, come dicevo poc'anzi, vorrei che avesse una doppia funzione, nel senso che dire in un certo senso Uliana è una di noi, sta a rimanere questa un esempio, diciamo così, per tutti, insomma, i crotonesi di darsi da fare, perché chi si dà da fare arriva. Per cui queste sono cose belle, però non sono impossibili. Tutti quanti possiamo arrivarci sicuramente con impegno e con passione. Ecco. Ad arricchire la serata c'è Claudia Johan, che non so da dove iniziare a citare i riferimenti, è sicuramente una figura di riferimento FIAF, lettrice FIAF, coordinatrice di più laboratori di cult FIAF, fa parte di officine fotografiche, come diceva prima, italiane, Uliana Piro. Scusami,
officine, sì, cofondatrice e presidente. Creative, scusa, officine creative italiane. Chiedo scusa la terminologia. Faccio per presidente di officine fotografiche, diventa difficile. Vorrei aggiungere che è un'eccellente fotografa e che è un ambassador della Leica, quindi un personaggio di grosso spessore. Quindi la ringrazio nuovamente, sicuramente ci onorerà e ci chiarirà tante belle cose. Ho finito. Bene. Ringraziare Claudia, ridiamo la parola a Uliana e ci cominciamo a gustare le sue fotografie. Ok, allora ricondividiamo schermo. Eccoci. Allora, come dicevo, questo è il progetto appunto dell'ultimo anno, realizzato, come dicevo anche prima, durante la lockdown, appunto. Sbagliato cartella. Eccolo qua, lo faccio partire così nel frattempo lo spiego un pochino, va bene? Okay. Ok, allora vi sposto qua, se no non vedo. Allora, questa è la copertina del progetto Apnea, adesso spendo due parole su questo. E allora, il progetto è stato appunto realizzato durante questi due mesi di quarantena. E praticamente io all'inizio della quarantena, questa è la copertina, ecco, ho acquistato una pennetta per scrivere su iPad e tramite l'utilizzo di questa pennetta e chiaramente realizzando delle immagini fotografiche, ritrovandomi da sola a passare insomma la fase 1 in questa mansardina dove vivo di 30 metri quadri, e ho deciso appunto di sperimentare un po' di linguaggi diversi, quindi fotografia, scrittura e tutto realizzato appunto su digitale perché ho utilizzato un iPad. E il nome Apnea, come si legge, è un riferimento appunto a questa condizione di sospensione che abbiamo vissuto un po' tutti in quarantena e che io ho affrontato anche, diciamo, vivendo con una patologia cronica da tanti anni. E, apnea, appunto UP, si riferisce alle iniziali del mio nome e cognome, però è anche un riferimento appunto a up in inglese, questa, diciamo, la voglia di rialzarsi. E quindi ecco, questo era la sinossi, il concept del progetto. Se posso scorrere, se penso abbiano letto un po' tutti, nel caso poi torno dopo. Ecco qua, questo è un diario fotografico digitale. Magari per alcune foto resto un pochino di più perché le frasi sono un pochino più lunghe. Questa è una foto alla foto di mia madre da giovane, che proprio durante la quarantena, è stato il suo compleanno, io avevo proprio deciso di scendere a Crotone, ma poi siamo rimasti bloccati. Giuliana, mi farebbe piacere se tu leggessi cosa hai scritto. Va bene. Sì, allora. Non si vede bene. Il risveglio resta il momento più difficile della giornata. Ho aperto il progetto così perché la prima riflessione che ho fatto appunto su questa, la prima parte, insomma, la fase 1, è stato proprio il momento del risveglio, perché era un momento in cui per pochi secondi sembrava tutto normale, poi chiaramente uno metteva a fuoco la situazione e ho fatto un riferimento alla crepa sul muro e al braccio come, diciamo, simboleggiare un po' il brivido la mattina appena sveglia. Questo è il compleanno di mia madre profuma di primavera, profuma come le lenzuola pulite di lino bianche, all'odore dei primi fiori di stagione, mia madre profuma di torta di mele arance, ha le mani grandi di mio nonno ma sono sempre morbide con gli anelli, sento la sua mancanza alla bocca del mio stomaco. Era il compleanno di mia madre e ho un rapporto molto stretto con mia madre, quindi ecco, ho sentito molto la sua mancanza.
Ecco, qui iniziamo a rendermi conto, quindi solo ora mi rendo conto di cosa sta succedendo. Nel progetto ho dimenticato di dire che oltre all'uso diciamo, della pennetta per scrivere delle frasi, ho anche utilizzato all'interno di questa applicazione sull'iPad diciamo, cioè, l'utilizzo di questi pennelli, quindi mi sono un po' anche divertita, tra virgolette, a utilizzarli in maniera un po' simbolica. Quindi qui coprivo con lo strumento pennello sull'occhio. Qui iniziavo ad avere le prime, i primi, diciamo, dolorini e malesseri, quindi la miopia, la cervicale, la mascella, perché poi chiaramente, come a tantissimi altri, la mancanza di movimento ha dato fastidio. Quindi qui non posso camminare, il mio corpo ne risente, mi indebolisco e la mia faccia diventa un campo minato. Questo anche perché con lo stress e il nervosismo alcune delle pasticche che prendo mi facevano delle reazioni un po' fastidiose sulla pelle, quindi volevo immortalare anche questa cosa. Il cielo di oggi è diverso, è bianco sporco, perché comunque in questi 30 metri quadri diciamo che cercavo di andare un po' su, trovare un po' tutti gli angoli per poter scattare, perché comunque dopo un po' mi rigiravo su me stessa. Qui i volontari mi hanno consigliato di farmici a casa, qui i primi dolori, il dolore al polso non mi abbandona perché cominciavo ad avere appunto i fastidi per la malattia, però ho trovato appunto i volontari AISM che mi hanno portato le pasticche. Qui ha anche nevicato, il 24 marzo ha fatto una bella nevicata a Perugia. Nevica anche parecchio, silenzio in strada, sento solo il figlio del vicino piangere a dirotto, perché io ho dei vicini con dei bambini molto, molto rumorosi. La quarantena, la fame nervosa, i crampi alle mani, le sigarette che non dovrei fumare, la solitudine in 30 metri di mansarda, tengo tutto sotto controllo. Quindi ecco. Poi non sono molto brava a spiegare, spero di sta spiegando bene. Vai, vai. Tutto il giorno dentro al letto sembra un involucro vuoto e gonfio, ho sempre sonno. Penso un po' tutti abbiamo passato questo momento di sonno costante. Quando rivedo mia madre, per ora mi ricorda di mangiare sempre la frutta. Nuovo decreto ministeriale, Stasi contro le travi. Questo è stato un momento un po' pesante perché quando è uscito questo nuovo decreto ho capito realmente che non sarei potuta tornare a casa per tanto tempo e quindi è stato un po' dura. Ore 19:31, breve attacco di panico. Breve attacco di panico. Riemergere ogni santo giorno al 4 di aprile. Mi trascino come un fantasma viscidamente nella penombra. Qui, infatti, ecco, ho utilizzato anche qua dei simboli grafici sempre con la pennetta, il programmino che dicevo prima. E questa è anche poi la fotocopertina che ho deciso di utilizzare come copertina dopo averne parlato per molto tempo con Claudia e Massimiliano. Docce e riflessioni sul posto. Il mio corpo sta marcendo. Le ombre o le luci, i sorrisi o le lacrime, la musica e il silenzio. Vado a fare la spesa, un pizzico di ironia, perché sennò. Mentre i pollini mi danno una buona scusa per lacrimare, provo a immaginare il mare. Di Crotone. Riti di passaggio. E qui è stato il giorno in cui finalmente il medico mi ha dato il via libera per uscire di casa. Quindi mi sono impacchettata per bene per andare ad Andrea, che è il mio ragazzo che vive in un paesino vicino Perugia, Gualdo Tadino.
sulle montagne, dove sicuramente avrei potuto passare un po', cioè, diciamo, una quotidianità un po' più comoda, anche più vivibile di 30 metri quadri. Quindi il medico appunto ha scritto sul documento urge la necessità di un ambiente più idoneo. Qui era ancora un po' un periodo, giuro che sto meglio, ma così così. È possibile che la nostalgia sia come un virus? E questa è la fase 2, il nuovo risveglio, che ho volutamente chiuso il progetto in questa maniera perché era, diciamo, era finito qui, nel senso che avevo anche provato a fare qualcos'altro. Però fondamentalmente mi sono resa conto che ci siamo resi conto con i prof che effettivamente il progetto aveva un certo linguaggio e non poteva diventare altro. Perciò, anche perché il periodo che volevo raccontare era questo ed è finito fondamentalmente quando sono riuscita appunto a tornare a ritrovare il mio ragazzo Andrea e... Questo è l'abbraccio finale. Questo è l'abbraccio finale che ho ricollegato all'apertura sempre della crepa, come avevo fatto vedere all'inizio. E... Eccola qua. Ecco, ho fatto un'apertura e una chiusura che così si ritrovassero, perché con la chiusura. Il braccio è di un'altra persona che mi sta abbracciando, il braccio iniziale invece era il mio, è sempre un solo braccio ma sta abbracciando me, quindi è la crepa che corre insomma intorno al corpo, è sempre un brivido ma è un brivido diverso, quindi è una sensazione di gioia insomma. Da una crepa che si apre a una che si chiude insomma. Esatto, più o meno sì, è stato così. Volevo solo dire che appunto l'uso della foto, cioè fotografare e mettermi in gioco durante questo periodo di quarantena non solo è stato importantissimo per sopravvivere, tra virgolette, alla quarantena, ma anche per non perdere comunque l'approccio alla fotografia anche in questi momenti. Poi da un certo punto di vista, dopo aver realizzato il progetto, mi sono resa conto che io volevo da tanto tempo parlare un po' della mia situazione anche di salute, insomma. E mi sono resa conto che questo progetto mi ha proprio imposto, in un certo senso, mi ha costretto finalmente a parlare di me stessa, che era una cosa che finora non ero mai riuscita a fare, almeno tramite un progetto vero e proprio, e devo dire che è andata bene, quindi sono contenta infatti di essere riuscita a parlare di questa cosa e sono contenta che tante persone l'abbiano apprezzato e abbiano capito, sono felice soprattutto di questo, che sia arrivato il messaggio. È stata una fototerapia che ha funzionato, quindi. Esatto, fototerapia, infatti era quello il termine che dovevo usare, è stata proprio una fototerapia. Sì, molto importante. Io, anche tramite appunto alcuni corsi che abbiamo fatto in associazione, a officine, ho scoperto appunto, come dicevo, l'uso della fotografia terapeutica, che prima forse in qualche modo già provavo a fare, ma non avevo non focalizzavo realmente cosa stavo facendo. E entrare in associazione e quindi analizzare determinati aspetti della fotografia è servito proprio per capire che con la fotografia si può parlare anche di cose che veramente uno non riesce a dire a parole, forse non riesce proprio a esprimere, invece con la fotografia si riescono a dire un sacco di cose nascoste o che si vogliono tenere nascoste. Quindi sì, è stata un'esperienza proprio che mi ha aiutato tantissimo. Io non so se posso intervenire e commentare un attimo. No, perché
per tutti noi, chiaramente è veramente un grandissimo piacere poter essere qui e condividere con voi appunto anche questi aspetti del lavoro di Uliana, che sono estremamente intimistici, comunque molto personali. Questo lavoro che appunto Uliana ha detto appunto di raccontato, ha svolto nell'arco di questi mesi, in cui in realtà abbiamo avuto un momento di iperproduzione forse fotografica per quello che ci riguarda, è uno dei lavori che appunto adesso stanno un po' facendo il giro dei festival. Lei ha interrotto perché chiaramente, essendosi già posizionata in finale di Portfolio Italia 2020, chiaramente non ha motivo di concorrere ancora per arrivare alla stessa posizione, insomma. Però ecco, questo è stato veramente un lavoro apprezzatissimo. Molto toccanti anche le reazioni, proprio forse per il contenuto personale che Uliana ha deciso di mettere in campo, con questa forma che è veramente, cioè, è contemporanea pur affondando le radici poi in realtà in quella che è diciamo la storia della fotografia degli anni 70 e la narrative art in particolare. Quindi è una sorta di diario visivo che però si avvale anche di una componente appunto diaristica scritta, aggiunta, che collabora insieme alla fotografia proprio nel solco di quella che è di quello che è un filone fotografico che ha avuto insomma largo successo e che ancora in qualche caso viene praticato. In questo caso però ha assunto una veste nuova, sicuramente attuale e contemporanea. Uliana è stata molto brava ad utilizzare tutti questi, diciamo, dispositivi che oggi abbiamo a disposizione. Prima, negli anni 70, era proprio significava proprio studiare a mano sulle fotografie o a margine delle fotografie o all'interno di un diario quella che era la parte verbale, scritta, che andava a coniugarsi, a combinarsi insieme alle immagini. Invece qui abbiamo tutto in forma digitale, ipertecnologica, molto interessante, che però oltretutto va a sommarsi a quello che Uliana ha messo in evidenza, che è anche il segno grafico pittorico, proprio sempre digitale, aggiunto sopra le foto. Quindi vi è un triplo livello in realtà di lettura che si va a combinare tra immagine, parola e quindi anche segno grafico, proprio artistico, pittorico, che interviene sulla fotografia. Le immagini sono molto belle, molto, diciamo, molto contemporanee, quindi trovo che il lavoro sia veramente molto, molto attuale, molto delicato, garbato, però anche con una nota anche di umorismo a tratti che non guasta, pur in una situazione sicuramente difficoltosa di dramma che ha toccato un po' tutti, alcuni di più proprio per le difficoltà che Uliana ha messo in luce, che credo proprio anche con l'utilità appunto terapeutica della fotografia forse è riuscita in qualche modo a metabolizzare, elaborare un po' meglio. Quindi in effetti è un lavoro che ha la capacità di aprire così uno squarcio su quello che è un mondo personale estremamente intimo. Sia le parole che le fotografie in realtà non hanno paura di svelare, anche quello che è, come diceva Uliana, no? Normalmente uno non metterebbe forse in primo piano o comunque in evidenza immediatamente davanti a tutti, perché poi si sceglie anche di condividere, oltre che il discorso della puramente terapeutico, fotografo perché mi aiuta. C'è anche il coraggio della condivisione, ma quando poi il contenuto prende una forma artistica così, diciamo, importante, così coerente anche, perché effettivamente è bello che questo sia un diario che si chiude nel momento in cui termina l'isolamento, ecco, ci vuole coraggio, ma questo coraggio è stato sicuramente apprezzato, oltre che ovviamente sotto il profilo, insomma, artistico, fotografico, anche sotto il profilo umano. Quindi questo è stato, credo, una componente importante. Ecco, volevo aggiungere questo. Sicuramente, infatti, grazie. Grazie, Claudia. La cosa che mi ha, non voglio dire commosso, perché se no ricomincio a piangere, però la cosa che veramente mi ha commosso sul serio è stata quanto tante persone, sia amiche ma anche amici, ma anche conoscenti, mi abbiano detto, proprio mi abbiano scritto, o quando siamo riusciti ad uscire di nuovo fuori, mi abbiano magari incontrato e detto
che erano stati coinvolti emotivamente da questo progetto. È stata, cioè, la cosa forse più significativa, perché non pensavo minimamente che potesse arrivare così tanto. Invece questa cosa mi ha dato veramente tanta soddisfazione. È stata una cosa bellissima. Quindi grazie alla fotografia. Beh, sono contento. No, volevo dirti che anche a me è piaciuto molto. Devo farti i complimenti intanto per il coraggio di aver messo, no, in pubblico degli aspetti personali, chiamiamoli problemi, chiamiamoli momenti solamente che si passano, eccetera. Alcune cose magari possono essere in comune con tante persone, altre magari sono molto più personali. Io vorrei aggiungere una cosa a quanto già giustamente ha detto Claudia, anche Uliana stesso. L'effetto terapeutico penso che continua anche dopo che tu hai chiuso con l'ultima foto, nel senso che al di là di quanto hai attualmente, tra virgolette, in senso buono, incassato, no? Con questi riconoscimenti, questi complimenti, eccetera, la fotografia continua a fare il suo effetto. Stasera stessa, no? È un altro di questi effetti che ha creato e che spero che abbia una lunga scia. Ti sei ritrovata catapultata all'interno di un altro gruppo, che sì, vabbè, è originario della tua città d'origine, ma comunque un gruppo che comunque non conoscevi e che ti ha permesso sicuramente di ampliare i tuoi contatti. Questo che significa? Anche se, tra virgolette, banalmente non è banale la cosa, hai, tra virgolette, un gruppo dove poter venire quando viene qua a Crotone, cioè di botto ti si prende amici con delle foto, no? Per dire, questo ampliamento di contatti penso che sia una cosa molto bella, che dobbiamo dire grazie al mezzo comunicativo della fotografia, perché la fotografia in questo momento ha comunicato quello che tu volevi comunicare, però contemporaneamente ha unito, ha creato un ponte. E credo che questa sia una cosa molto, molto bella, insomma, ecco. Quindi no, infatti si sta creando dei ponti che tu non avevi programmato. Quello che hai detto infatti è bellissimo, perché è vero, cioè, sto conoscendo infatti anche persone, anche appunto, come dicevi tu, tramite l'uso di questo, cioè tramite questo progetto in generale, tramite l'uso della fotografia, perché appunto, come ti dicevo, tanti magari si ritrovano nel concetto del progetto, nel significato. Io infatti adesso lo dico, cioè nella sinossi, nel concept, io non ho specificato il nome della mia malattia, che comunque è la sclerosi multipla, perché non volevo cioè non volevo limitare questa cosa a chi ha una tipologia di malattie, ma un qualsiasi tipo di malessere, ecco. Grazie. Perché anche, cioè, si può anche soffrire per altro senza avere, diciamo, dei veri e propri disturbi fisici, insomma. Però non ho voluto specificare apposta, perché volevo che, e appunto, come diceva Claudia, la condivisione, quando ho deciso di condividerlo è perché dopo tanti anni finalmente mi sentivo pronta, perché fondamentalmente ho pensato, perché non dovrei far sapere a qualcun altro che quello che sto passando io però è insomma, può essere condiviso da qualcun altro. Quindi appunto quello che dici tu appunto della fotografia terapeutica per me è stato veramente una scoperta meravigliosa. E io mi sono rimessa a studiare dopo 4 anni che ho finito l'università, per poter approfondire l'ambito della fotografia terapeutica, perché a questo punto proprio credo di aver capito che mi piacerebbe proprio lavorare nella vita con persone che hanno
qualsiasi tipo di problematica e magari appunto tramite la fotografia un giorno fare scoprire le sensazioni che magari ho provato anche io con questo progetto, no? Mi piacerebbe appunto che qualcun altro le provasse, quindi ecco. No, sono d'accordo con te nell'aver diciamo lasciato il problema della diciamo il problema della malattia in senso generale, generico, senza entrare nello specifico, perché sicuramente molti si possono diciamo così utilizzare l'empatia che viene fuori dalle foto, ma anche dalla predisposizione di chi le guarda, chiaramente, perché è un video che va e che torna. Ecco, se uno è predisposto a questo, le fotografie danno una buona spalla e hanno tutti gli elementi per poter dialogare in questo modo. Non specificando, non entrando nel dettaglio, lasciano il problema in generale, dove molti si possono rivedere con i propri problemi, quindi rivedere se stessi nei problemi di un'altra persona, e quindi rende più universale quel problema che è partito come un problema particolare. Poi sicuramente mi è piaciuto il giocare con tutti quegli elementi grafici e le parole. Ho apprezzato anche il fatto che non ci siano molte parole, in modo tale da non attirare troppo l'attenzione fuori dall'immagine, cosa che mi sono accorto che a volte pesa molto sui lavori, no? Dei testi complicati, un po' troppo lunghi, magari impegnativi. In questo modo hai dato giusto quelle frecciatine necessarie per dare l'idea, e il resto poi è giusto che lo faccia chi che guarda. Nella tua fototerapia, richiamiamola così, dai, gli elementi diciamo più potenti sono sicuramente stato il legame con tua mamma, in più punti, adesso non so esattamente, però, se vuoi condivido lo schermo, ho avuto l'impressione che comunque siano stati i momenti in cui ti sei ripresa, voglio dire, il cuore ascendente nel grafico. Sì, è vero. Ecco, momenti di magari più leggeri, magari riferendosi al brufoletto, oppure al consiglio, però poi c'erano questi momenti positivi, anche l'arancia stessa, che comunque ti collegava al discorso di tua mamma, dei consigli, eccetera, è un po' farsi sentirsi un po' più a casa. E quindi esatto, ti hanno aiutato comunque ad avere dei riferimenti certi che non oscillano. Il rapporto con una mamma non oscilla, non può oscillare, insomma, ecco. E quindi hai, come dire, equilibrato tante cose all'interno di questo portfolio che lo hanno reso veramente, scusami la definizione, equilibrato, appunto, perché le messi nei posti giusti, in modo tale da alternare momenti un po' di calo al momento sì della mancanza della mamma, che contemporaneamente però ti tira su, e quindi ce l'hai fatta alla fine, dai. Ripeto, il valore aggiunto di questo lavoro hai solo cominciato a scoprirlo, perché è un lavoro che adesso comincia a creare ponti, e questa è una cosa che tu non avevi probabilmente messo in cantiere, messo in conto. Benissimo. Sì, è vero, infatti hai ragione per quanto riguarda appunto la tematica della mamma, sempre presente, perché lei appunto è un punto fermo nella mia vita, quindi mi è mancata parecchio, ma più che altro perché, come pensai, giù
cioè, per fortuna, quando insomma, è arrivata l'ondata di Covid, Crotone è stata tra le poche città del sud a non essere colpita più di tanto. Quindi io mi informavo tutti i giorni, però siccome lei insomma, era da sola, allora no, non totalmente da sola chiaramente, tutti i miei parenti, però io già subito pensavo adesso all'ospedale ci sarà casino, se succede qualcosa, insomma ho cominciato a fare le mie mille paranoie, come giusto che sia, e quindi avevo questo pensiero fisso, perché lei chiaramente si preoccupava per i figli fuori, quindi per me in Umbria, mio fratello in Toscana, però in realtà eravamo più preoccupati noi per lei, quindi come a me penso sia normale, come insomma. Normale. Certo. Un'altra cosa che volevo dirti, mi era sfuggito, mi è piaciuto molto questo gioco delicato, dicevo, non solo con le parole ma anche con i simboli, i segni, con questa pezza che è giocherellato, rendendo più fresco e più allegro tutto il lavoro, che ovviamente è un lavoro pesante, nel senso che il tema è molto bello, bello forte. Non è che stiamo parlando di cose leggere, stiamo parlando di cose sicuramente intime, e questa segni di freschezza hanno un po' così dato un aiuto a ripeto, a rendere più equilibrato il lavoro. Sicuramente hai avuto chi ti ha dato buoni consigli anche, Sì, sicuramente, sicuramente. No, infatti la scelta dei segni grafici è partita proprio dal fatto che, siccome stavo raccontando qualcosa di leggermente pesantuccio, in alcune non l'ho utilizzato, per esempio, adesso mi è capitato davanti, perché comunque già la vedevo come un'immagine abbastanza completa, essendo formata da un dittico. Quindi non ne vedevo la necessità su alcune, che magari, ecco, come ad esempio questa, in cui volevo proprio rincarare la dose, tra virgolette, cioè volevo far capire che c'era questo attacco di panico ed era stato pesante, quindi la foto chiaramente era stata decisa, cioè è stato deciso appunto di deciso di fare questo, aggrapparmi a questa trave dentro alla mansarda proprio come momento di aggrapparsi a qualcosa di solido nell'attacco di panico, però rimarcare il fatto di aver avuto questo attacco di panico con queste scritte abbastanza grosse e rosse, che comunque facessero capire questa, cioè che trasmettessero questa emozione di panico, questa sensazione di panico. Quindi l'utilizzo di queste cose è servito sia per alleggerire, come per esempio in questo caso dove l'immagine scura è abbastanza triste, possiamo anche un po' inquietante, mi hanno detto, con queste foglioline insomma un po' che vanno verso su, che fluttuano verso l'altro, un pochino volevo alleggerire, quindi è servito, come dicevi tu, anche per equilibrare. Qui per esempio ho utilizzato un pennello a gocce d'acqua, perché era sotto la doccia, quindi comunque volevo trasmettere con questa sensazione di soffocamento nella doccia, ma comunque sempre mantenendo appunto un equilibrio non troppo pesante. E ecco, alcune cose sono state fatte proprio come dici tu, per questo come diceva Claudia, un po' di ironia, perché appunto molte foto sono, per la maggior parte, sono abbastanza pesanti, anche qui un po' di ironia. Però i segni grafici, sì, come dicevi, appunto mi sono serviti per, adesso volevo cliccare un altro, diciamo, giocare un po', ecco, per giocare un po' su questo equilibrio pesantezza, ma anche sensazione di ripresa. Segni di leggerezza. Hai giocato molto sui segni, quindi hanno fatto la differenza in tutto il lavoro, perché comunque i segni sono qualcosa di potente. Anche perché l'ho tradotto abbastanza, abbastanza facilmente. Qua si traduce anche quello che apparentemente non si è capito, perché comunque non puoi non capire il ragionamento generale. Quindi anche qualche cosa che può all'apparenza sembrare meno chiaro,
alla fine fa tornare comunque i conti, quindi l'impressione finale penso che è un obiettivo che chiunque si approccia a questo tipo di portfolio lo coglie, insomma, ecco. Forse in questo la FIEF ha trovato un'unità di messaggio tale da premiarti. Io adesso non posso fare, non posso sapere il perché, però penso... non sono in grado di fare questo, però penso che la cosa più potente sia stata proprio questa. E poi sì. Se posso, proprio a proposito di portfolio, praticamente no, la frontiera praticamente che ha aperto un po' la FIEF a livello nazionale, perché naturalmente un po' il circuito festivaliero, un po' sicuramente la rivoluzione dei lab hanno fatto sì che al portfolio si dedicassero molte più persone rispetto al passato. Questo in particolare è un portfolio lievemente atipico, perché poi in effetti la singola immagine, che normalmente va appunto a costituire l'elemento classico del portfolio, in realtà qui è sostituita dalla pagina di diario, quindi è una pagina che comprende a volte una foto singola che potrebbe viaggiare anche da sola, perché naturalmente ci sono fotografie che non avrebbero bisogno di altro per stare in piedi autonomamente ed esprimere tutti i contenuti. In molti casi invece ci sono dei dittici o comunque delle combinazioni di immagini che vanno quindi a produrre un qualcosa di terzo rispetto all'immagine singola che è stata prodotta a monte. E quindi è interessante anche che effettivamente all'interno anche della FIAC, che comunque ha stabilito una sorta di canone insomma nel portfolio, ci sia spazio anche per un portfolio molto contemporaneo come questo, e quindi con delle pagine letteralmente di appunto diario visivo e artistico, quindi che in qualche modo completano, no, con più linguaggi quello che è il messaggio. Sicuramente il contenuto arriva moltiplicato, amplificato in questo modo. Sì. Come al solito, intervenire. Sì, vorrei spendere solo due parole. Ho un sentimento particolare stasera. Il primo è di tenerezza, perché non riesco a dissociare l'immagine che vedo adesso di Giuliana a quella di una bimbetta piccola piccola al Sacro Cuore, dalle monache, quando ancora era tenera tenera tenera. E quindi questo mi procura una sensazione di enorme tenerezza insieme all'affetto. Non voglio dilungarmi sulle immagini che per me sono freschissime, molto interessanti, molto belle e toccanti. Ringrazio Giuliana di averci sentito così vicino da farci partecipi di un dolore che è così importante, quindi questo lo apprezzo moltissimo, si vede che ci ritiene degli amici. Questo mi fa tanto, tanto, tanto piacere. Quindi, oltre alle tantissime cose bellissime, non sono capace di aggiungere altro a quello che hanno detto Claudia e anche Vincenzo, quindi non proverei nemmeno ad aggiungere dell'altro, che sarebbe sciocco. Mi farebbe piacere se invece Giuliana, essendo, diciamo, io adesso lo dico tra virgolette, un'amica, una persona che ce l'ha fatta, ci raccontasse un pochettino quello che è stato il suo percorso fotografico, la sua crescita, che strada ha intrapreso. Questo, oltre al portfolio che è interessantissimo, non so se lei ne ha un altro che ho visto, ecco, che secondo me è molto bello da mostrare, non so se tu vuoi o meno, raccontarsi sia del tuo portfolio ma anche un pochettino di quello che è stata la tua crescita fotografica, perché può essere d'esempio a chi tra i tanti della nostra associazione vorrebbe seguire le tue orme.
Grazie. Adesso però non è che io... No, allora sì, ho preparato un paio, altri due portfolio perché avevamo parlato con Vincenzo e quindi mi ero preparata un paio di cose che sono praticamente sempre legati ai laboratori che abbiamo fatto in officina, in associazione officine FIAP. E che sono quelli che poi sono andati anche in mostra, in letture portfolio, eccetera, quindi avevo piacere a farvi vedere questi. E tanto sono solo un paio. Io, come dicevo prima, visto che mi stavi chiedendo appunto di fare una piccola panoramica, non è che ho tutta questa grande esperienza, nel senso che appunto, come dicevo, mi sono appassionata fin da ragazzina alla fotografia, in realtà grazie a mio padre, perché aveva sempre delle macchinette usa e getta che utilizzava. Lui è stato perito assicurativo, quindi aveva sempre delle macchinette che utilizzava per fare le foto. Quando il rullino era quasi finito me lo dava e io facevo le foto per finire il rullino, insomma, per poi andarle a sviluppare, e quindi quelle che venivano peggio di tutte, perché era fine rullino. E quindi ho iniziato in realtà giocando, poi piano piano, quando sono arrivata all'università, mi sono avvicinata, come dicevo prima, al mondo della musica e degli eventi, e ho sempre fotografato concerti, musica dal vivo, eventi magari di teatro, spettacolo, insomma, sempre nell'ambito dello spettacolo. Però poi appunto quando sono arrivata in associazione mi si è aperto il mondo, la visione, perché da lì ho iniziato a capire che c'era molto altro nella fotografia. Sono sempre stata appassionata di ritratto, perché anche appunto quando, che ancora faccio comunque, quando posso, insomma, vado a fotografare i concerti, perché collaboro tra l'altro con una rivista online di Crotone, dei ragazzi fantastici che si chiamano CSI Magazine. Non so se c'è qualcuno qui dentro o qualcuno che li conosce. E collaboro con loro e quando posso vado a scattare sotto palco. L'anno scorso ero sotto il palco di Umbria Jazz insieme a Claudia Massimiliano, anche insomma tramite CSI Magazine, quindi comunque è un ambito che mi piace tantissimo, perché io la musica non so vivere senza, quindi di sicuro non abbandonerò mai questo ambito. Però quando sono appunto entrata in associazione, l'amore per il ritratto si è trasformato in qualcos'altro, quindi al di là dei tanti, cioè abbiamo fatto tantissimi laboratori su tantissime cose diverse, perché comunque non è che in associazione ci sono solo determinate tematiche da approfondire, facciamo di tutto cioè, è divertente anche per questo, perché comunque è sempre diciamo un'esplorazione nuova, c'è sempre qualcosa di nuovo da fare. E tra le tante cose, appunto, io mi sono negli ultimi 2 anni più o meno, avvicinata a questa fotografia più intimistica, ecco. E ho capito che forse so raccontare meglio in questo sotto questo aspetto. Quindi ecco, e adesso vi faccio vedere, visto che ne stiamo parlando, il portfolio che ho presentato l'anno scorso, che adesso ve lo faccio un attimo. Ok, allora spendo due parole intanto, se lascio questa così si legge. Questo lavoro si è classificato l'anno scorso terzo ex aequo, insieme al lavoro di una mia collega d'associazione, Silvia Ricci, si è classificato terzo ex aequo insieme a lei, appunto, alla tappa di Portfolio Italia del portfolio dell'Ariosto. Poi ne è nato successivamente contemporaneo in realtà, un audiovisivo che è stato presentato a Riva del Garda
è arrivato tra i sei progetti finalisti del 23° seminario nazionale audiovisivi di AF dell'anno scorso. E, è stato insomma un bel successo, una bella soddisfazione. E anche insieme all'audiovisivo di questa mia amica Silvia. E, ecco, questo è Smile, la storia di questa ragazza. E questo è stato il laboratorio appunto effimero ed eterno che abbiamo fatto l'anno scorso. E, allora, io ho iniziato in realtà a conoscere questa ragazza a fine del 2018, quando è partito il laboratorio, e poi nel 2019 abbiamo iniziato a scattare insieme. Lei si chiama Tatiana, appunto, è una ragazza che ha subito un intervento di gastrectomia chirurgica per chiudere lo stomaco fondamentalmente, e poi successivamente una addominoplastica. Dopo questo secondo intervento, le è rimasta questa cicatrice che appunto le percorre, adesso lo metto in play, le percorre la pancia da una parte all'altra in pratica. E ho voluto raccontare la storia di questa ragazza. Ho ricollegato tutto alla tecnica del Kintsugi, che appunto è questa tecnica giapponese che utilizza la polvere d'oro per diciamo, rimarginare diciamo, riattaccare i pezzi degli oggetti rotti. E questa polvere, insomma, questa mistura d'oro rende ancora più preziosi gli oggetti, addirittura li esalta nuovamente e li rende delle forme nuove, uniche. Quindi ho voluto mettere in contrapposizione Tatiana come un oggetto prezioso, e quindi l'ho fatta diventare un oggetto prezioso, spero almeno di esserci riuscita. E adesso se lo scorro così. Ecco. Realtà è un progetto di poche foto, perché fondamentalmente l'anno scorso con questo progetto mi sono più diciamo, addentrata nell'ambito dell'audiovisivo. Ecco, per questo volevo farvelo vedere, ma se i problemi di connessione rallentano, penso che. Però comunque si può trovare tranquillamente online col nome Smile, Liliana Piro, e esce fuori l'audiovisivo. Ecco, questa è la sua cicatrice. Questa è lei. Questo era l'audiovisivo, ma non so adesso se farvelo partire perché Puoi provare, vedi, vediamo. ci proviamo. Proviamo. Comunque non è molto, le immagini non sono molto veloci, quindi forse provo a spostare. Ecco, chiuso tutto. Lo vedete? Sì. Ok. Ci proviamo. Grazie.
Sitting now in the middle of the cage, everybody goes, no one's calling winter. And you may try to recall, you throw me up a while, but it's all the time you're crawling winter. And you may love like a warm cancer or a rage. Everybody goes until it falls like winter. You and me trying to recall, you told me up a while, how to go the love you all like winter. And you made me fine. You made me fine. You made me fine, you made me fine, I you make me fine, I know. Forse l'avete visto un po' a scatti. Però in realtà le immagini non erano troppo veloci, quindi forse... No, io l'ho visto bene, ma ripeto, se qualcuno... Ah, perfetto. Dipende dalle connessioni personali la qualità. No, io l'ho visto bene. Bello, quindi... Prossimamente okay. Andrai anche al cinema, quindi... Prossimamente... sì. Questo è il primo tentativo di audiovisivo, quindi infatti il lavoro, come avete visto, le foto sono poche, relativamente poche, perché appunto abbiamo capito appunto con i prof, quando ci siamo consultati, che effettivamente è più un lavoro da audiovisivo che fotografico, però devo dire che anche a livello fotografico è andata bene nelle letture dell'anno scorso, è piaciuto. L'audiovisivo chiaramente è più esplicativo, forse più approfondisce più alcune dinamiche, alcune sfumature più che altro del progetto. Questo è stato appunto il primo tentativo di audiovisivo. Comunque, se qualcuno non è riuscito a vederlo bene, è su YouTube. Basta cercare col nome del progetto Smile e si trova. Beh, il progetto fotografico è molto diretto, voglio dire. Sì, beh. Cioè, è semplice nella sua, nel contenuto che vuole trasmettere. È bellissima l'idea di collegare con sistema giapponese, diciamo così, di interpretare le rotture, i guasti, le ferite, e quindi il ricucire per impreziosire un qualche cosa che non è più come prima, ma se vogliamo può essere anche meglio di prima. Esatto. Più originale di prima, più unico rispetto a prima. Il messaggio arriva diretto, quindi penso che anche poche foto siano state più che sufficienti, insomma, per ottenere il risultato.
sicuramente non essendo un racconto complesso come il portfolio precedente, che ha più sfaccettature, un minor numero di foto ha impedito delle ripetizioni, come sicuramente ti ha tenuta sotto controllo Claudia. Sotto controllo, detto così. Però credo molto bello. Di sicuro dal punto di vista fotografico Claudia ti ha adottato, quindi ti è mancata la mamma fisica durante la quarantena, ma la mamma fotografica, ecco. In realtà io sono stata una stalker per officine creative, perché all'inizio ero proprio una stalker, forse anche adesso, però un po' di meno, ma inizialmente sono stata una stalker. La prima volta che ho chiamato Claudia per avere notizie sui corsi, volevo fare tutti i corsi che loro proponevano. Contemporaneamente. Comunque, tornando, non so, anche a questo lavoro, sicuramente è molto delicato, molto garbato, molto sintetico ed essenziale. Credo che anche questo risvolto di filosofia giapponese, che peraltro è qualcosa che appunto amo molto, tra parentesi, conosco molto bene, amo molto per essermi occupata di culture orientali, di lingue orientali. E quindi questo risvolto, che è sicuramente reso molto bene con la seconda fotografia, anche con questo sfondo nero, una fotografia di still life che funziona molto molto bene, un po' le cromie anche delle fotografie si sposano con quell'oro, diciamo la verità. Anche la scelta della location è stata perfetta da parte di Giuliana. La sintesi delle fotografie deriva dal fatto che, essendosi dedicata prevalentemente all'audiovisivo, naturalmente poi vi sarebbero state semplicemente delle ridondanze nell'assemblare un portfolio fotografico, dato che comunque la location era quella, e naturalmente anche un po', diciamo, lo styling della situazione e del soggetto. Quindi sicuramente accennare senza iperdescrivere, insomma, è sicuramente più efficace. Quindi la sintesi paga senz'altro, con garbo, con eleganza, ma anche in modo molto sorprendente. Quindi sicuramente questo è un lavoro che ha avuto ottime soddisfazioni, ne siamo stati, credo, tutti solidalmente molto felici. Diciamo, è stata una declinazione molto originale, anche se vogliamo, del tema l'effimero e l'eterno, perché chiaramente questi segni che si possono anche portare con un certo orgoglio per sempre, che restano, ma che comunque vengono metabolizzati e rielaborati anche attraverso, possono diventare, esatto, un segno di unicità preziosa, che è stato, credo, raccontato in modo molto, molto bello e molto originale, insomma. Veramente sempre con un tocco personale, ha una cifra, diciamo, stilistica sicuramente molto personale. Beh. Infatti, adesso ne ha parlato Claudia, mi sono ricordata anche che effettivamente avrei dovuto descrivere prima questa cosa, perché, come diceva Claudia, anche i colori e la scelta appunto della location è stata chiaramente tutto studiato in precedenza. Io prima ho incontrato questa ragazza che già conoscevo di vista e avevo, diciamo, conoscevo il suo trascorso, quindi tutta questa storia che aveva vissuto, ma non, diciamo, di persona, non l'avevo conosciuta personalmente. Quindi prima ho conosciuto lei e lei mi ha raccontato tutta questa storia, chiaramente dopo una serie di incontri, perché comunque cioè, non è che uno arriva e fa un progetto fotografico perché da un giorno all'altro, insomma, prima una persona si rapporta a, insomma, al soggetto, a quello che è la storia, e pian piano conosce appunto tutto quello che è stato il vissuto. E lei, con lei è stato così, perché per 3-4 mesi ci siamo incontrati, io ancora non avevo idea di cosa fare. E abbiamo parlato di tante cose, tra l'altro anche lei è una fotografa, lei fa la fotografa di moda. Quindi questa cosa mi ha fatto scattare un pensiero, che è stato quello di: lei fotografa perennemente ragazze perfette. E lei
però ha subito questa trasformazione. Eppure lei si sente, cioè, lei sta benissimo con, cioè, benissimo, nel senso che lei ha accettato questa situazione, tutta quella che è stata questa trasformazione del suo corpo, e mi ha, diciamo, colpito molto come lei ne parlasse, perché non abbiamo quasi mai parlato di fotografia. La cosa divertente è stata questa, che parlavamo di tutt'altro, ma di fotografia pochissimo. E fondamentalmente ne abbiamo parlato solo il giorno delle foto e dello shooting, quindi negli incontri precedenti, che saranno stati 5-6, abbiamo parlato di tutte altre cose. Quindi io ho anche conosciuto Tatiana prima di tutto, quindi come era lei, come lei, cosa le piace fare, insomma, tanti dettagli che non, insomma, non è, cioè, mi hanno fatto un po' studiare il personaggio per capire come l'avrei potuta rappresentare in questo progetto. Quindi poi, quando ho capito questa cosa, ho pensato che, siccome lei è una ragazza che comunque diciamo, ci tiene all'estetica, facendo appunto la fotografa di moda, anche le pose che le ho fatto assumere durante le riprese, durante le fotografie, sono pose fondamentalmente, tra virgolette, da modella. Cioè, comunque l'ho messa in posa, non sono naturali, perché lei doveva essere un oggetto prezioso, quindi lei doveva stare in posa. Perciò è stata proprio, appunto, poi la ricerca del posto è stata anche studiata, perché come si vede, ecco qua si vede meglio, le foto sono state fatte in un palazzo antico di una città di Foligno, Palazzo Candiotti, che è una sede fondamentalmente, è del comune, ma è una sede che viene affittata spesso per eventi, sfilate di moda, insomma, vari eventi. E quindi io ho prenotato questo palazzo, un piano del palazzo chiaramente, per una giornata, e abbiamo fatto appunto lo shooting e le riprese tutto in un giorno. Come diceva Claudia, chiaramente è stato studiato per un audiovisivo il progetto, quindi poi le foto successivamente sono venute anche in posa, ma tutto perché è stato studiato in questa maniera. Quindi la progettazione c'è stata in precedenza, quindi prima ho capito come volevo realizzare il progetto su di lei dopo averla conosciuta, e poi si è svolto tutto. Anche appunto il posto, come vedete, i colori dell'ambientazione sono molto simili ai suoi colori, perché la pelle molto chiara, che comunque riprendeva anche il chiaro dell'oggetto prezioso, i capelli che hanno, io ho scelto la colorazione di, appunto, di vernice da applicarle sulla cicatrice, molto simile al colore dei capelli, quindi non un dorato tendente al giallo, ma più tendente all'arancio. La vernice è scelta, ma sui capelli sei stata fortunata, però. Questo è vero. Questo è vero. Beh, lei è una roccia, quindi ci stava benissimo. E appunto, ecco, anche i colori, penso, degli occhi, che si riflettono molto con l'azzurro, anche il dorato delle cornici, col dorato dei capelli, insomma, sì. Ho fatto, l'ho studiata per bene, però, come dicevo, è partito tutto dall'audiovisivo. E quindi questo era Smile. Bello, molto delicato. Complimenti. Non so se... Se c'è qualcuno che vuole intervenire, questo è il momento giusto. O chiedere qualcosa. Io non sto guardando la chat, perché se la apro si condivide lo schermo. Neanche. Però non so se c'è qualcosa. Ci sono tanti complimenti. Grazie. Ma se c'è qualche domanda sono ancora più contenta. No, timidi, questa è una platea molto timida, quindi... Dai, raga, sono di Crotone, non vi fate problemi. Arrivano 40 domande di botto. Sono contenta, magari.
Beh, se, intanto se volete presento Solamente una l'ultimo cosa la progetto. posso dire, tu sei una ragazza vulcanica, per quello che ho avuto modo di conoscerti questa sera, perché noi non ci conosciamo, e sei pericolosa perché pensi tanto, per cui pericolosa in senso buono, chiaramente. Sei proprio vulcanica, ecco, si vede dai tuoi lavori e dal modo in cui, in maniera, non dico scientifica, comunque molto determinata e decisa, con cui affronti i temi che sono per te degli obiettivi da raggiungere. Poi i temi, quando, sicuramente sono da raggiungere, quindi non sono dei tentativi, ma sono dei percorsi scelti in cui si vede tutta la tua decisione di andare fino in fondo, ecco. Grazie. Io questo non È è che lo da sola non lo percepisco la perché sensazione che dai in questi lavori. No, perché piano piano. il lavoro di prima, che è più complesso, qui magari posso di più vedere che sei più decisa, hai fatto subito un paragone con la tazzina, eccetera, e poi il paragone, diciamo così, viene la similitudine, no? Viene spontanea. Dopodiché il raccontino è abbastanza breve, mentre nel portfolio di prima, che è molto più complesso, è sicuramente uno che parte e mette tanta carne al fuoco, come hai fatto, perché hai mostrato tanti aspetti di te stessa, no? Voglio dire, uno può rischiare di perdersi, invece fino alla fine comunque. Ogni cosa che tu hai mostrato, l'hai mostrato in maniera decisa. E quindi comunque la sensazione era che tu non potevo sapere fino a quando ne siamo arrivati alla fine dell'abbraccio, ad esempio, no? Però la sensazione era che sicuramente ci sarebbe stato un obiettivo raggiunto. L'obiettivo è stato positivo, ok, ottimo finale, tutto quanto. Ma la sensazione già c'era da prima. Non mi dire cosa, come, perché le sensazioni dalle foto vengono così, senza un perché. Forse, Sempre. cioè, penso, spero di star pian piano evolvendo, quindi la differenza che dicevi tu tra questo ultimo progetto e, cioè, tra questo smile e l'ultimo portato quest'anno, forse. Ah, poi, in realtà pensavo, cioè, è stato più difficile parlare di me stessa, invece parlare magari degli altri forse è stato un po' più semplice, non lo so. Comunque io a questo ci sono arrivata dopo un bel po' di tempo, perché man mano che facevamo i laboratori, cioè gli incontri del laboratorio, io non ero partita con tutta questa, diciamo, idea in testa, ci sono arrivata molto gradualmente, quindi ti ringrazio per la vulcanica, però cioè, anch'io prima che una cosa faccio una cosa devo andare, cioè ci devo andare, ci devo riflettere parecchio, questo è vero. Rifletto parecchio prima di fare qualcosa perché devo essere sicura al 100%. Questo sì, è vero. Brava Giuliana, volevo aggiungere solo una cosa, che sicuramente non è una novità per te. Funzionano molto i lavori che si posano sul dolore. È un sentimento molto forte che spesso fa presa. Tu riesci a parlare del dolore, di cose molto serie, in maniera molto delicata, che non ferisce. Cioè, il messaggio arriva centrato, senza lasciare però segno di sofferenza. E questa è una gran cosa, è difficile da cogliere. Spesso e volentieri troviamo delle foto molto dure che ci vogliono dare il pugno nella pancia perché sanno che fanno effetto. Tu in tutti e due i lavori ti sei ben guardata da dare questo indirizzo, anche parlando di temi molto importanti, che sicuramente portano una gran sofferenza, ma nelle tue fotografie questa sofferenza non traspare, arriva il segno di
di qualcosa di importante da comunicare senza lasciarci un forte dolore addosso. E questa secondo me è una gran cosa. Brava, mi piace molto il tuo modo di vedere. Rispettosa del dolore. Come? Grazie, sì. Sì, sì. Ci trovo, insomma. No, si vede, si percepisce sicuro. Ci riesci bene. Non hai utilizzato il dolore, diciamo, come diceva Felice, a tuo uso e consumo gratuito, diciamo, no? Della serie che il dolore già fa spettacolo di suo, e quindi tu hai fotografato un qualche cosa che già aveva un suo effetto spettacolare, se vogliamo. L'hai utilizzato rinunciando all'effetto spettacolo, in maniera però rispettosa e garbata, creando magari lo shooting elegante e tutto quanto, ma magari mentre parlavi di una cosa seria, no? Hai creato sì, eccetera. Non è che l'hai fatto sul letto di un ospedale col sangue che sta lì, cioè ci sono modi e modi di dire la stessa cosa, no? Il tuo è un modo garbato, rispettoso, ecco questo. Ma infatti, se posso, concordo perfettamente con quanto detto da Felice e Vincenzo. Ci sono tanti linguaggi in fotografia che sono possibili. C'è un linguaggio anche reportagistico, documentaristico, che può insistere effettivamente su alcuni aspetti drammatici e forse anche drammatizzarli ulteriormente, proprio anche per avere più presa, mentre invece, ecco, credo che Felice abbia messo in luce una nota importantissima, che Giuliana usa sicuramente un linguaggio artistico e non appunto di drammatizzazione, ecco, del tema, pur mantenendo però lo spessore del tema all'interno di tutti i suoi lavori, e questo credo che sia veramente il valore aggiunto. Bene. Grazie. Ci provo. E sono due. questo stiamo facendo dietro nel tempo, praticamente. Non so, io ho quest'ultimo mini lavoro, pure questo, che è stato il primo, quindi questo ancora forse ero molto acerba. Faccio vedere quest'ultimo, così poi lasciamo. Allora. Allora, questo qui è stato il mio primo portfolio ed è stato realizzato praticamente nel 2017, era il laboratorio. Sì, famiglia in Italia, la famiglia in Italia, sempre FIAF, chiaramente. Ecco, sposto, non so se si vede tutta la scritta, sì. Allora, era un tema, come al solito la FIAF, sempre temi leggeri, leggeri e semplici, perché non è la famiglia d'Italia, la famiglia in Italia, quindi poteva essere qualsiasi cosa riguardante l'ambito della famiglia. Infatti è stata la prima volta che, insomma, mi dedicavo a un progetto fotografico, quindi è stata abbastanza tosta. E questo appunto è stato nel 2017, e io ho deciso di fare un piccolo seriale. E, come vedete, sto, gioco sempre un po' con le parole, anche qui l'ho chiamata distanza, perché parlo di una stanza a distanza. E, praticamente era... L'ho realizzato nel mese di dicembre, la consegna del lavoro era proprio a fine dicembre, quindi è stato velocissimo, però potevo approfittarne solo in quel momento, perché avevo la mia famiglia qua a Perugia, e ospitati entrambi, mia madre e mio fratello, in una stanza di una delle varie case in cui ho abitato a Perugia. Ho deciso appunto di fare un piccolo seriale, adesso lo scorro così, appunto spiegando che questa stanza era il posto in cui, quando poi loro sarebbero andati via, io li avrei ritrovati, diciamo, nel ricordo di quando si erano fermati da me.
E quindi ecco, ho realizzato questo piccolo seriale, qui avevo i capelli neri, in questa stanza. Quindi ho fissato praticamente la fotocamera, davanti al letto con questa inquadratura e ogni tanto, mettevo l'autoscatto. E vedevo quello che succedeva. Ogni tanto partiva una foto, insomma. Spesso ci sono in primo piano i piedi giganti di mio fratello. Questo è un riferimento un po' periodo natalizio. E questa è la partenza. Questo appunto, come ho detto, è il mio primo lavoro, quindi non siate troppo cattivi. No, vabbè, comunque alla fine, per essere il primo, sono stata a un po' di tavoli di lettura e le recensioni non sono state, insomma, abbastanza positive. Però appunto mi ero appena approcciata alla fotografia diversa da quella che facevo di solito, quindi questo è stato il risultato. Mi sa che l'ho aperto tutto piccolo. Ho dimenticato di farlo. Intanto lo faccio scorrere se qualcuno Sì. vuole. Diciamo che qui c'è un po' di malinconia che ho voluto accentuare un po' anche col bianco e nero. Un classico per la malinconia. Però qui comunque, essendo con la mia famiglia, ero più tranquilla, diciamo, ero più rilassata, diciamo così. Come? Adesso il tuo primo lavoro, comunque, anche qua hai dimostrato che un minimo di preparazione c'era pure, insomma, non è del tutto improvvisata, anche se è realizzata nel giro di pochi giorni. Sì. La natura fissa è una scelta ben precisa che hai preso in maniera consapevole prima, poi hai lasciato un po' che la sorte facesse il resto, hai un po', diciamo così, seguita la cosa in corso d'opera, sicuramente, perché un'idea di massima ce l'avevi, ma l'hai fatta facendo, insomma, ecco, non era del tutto programmabile, progettabile dall'inizio alla fine, come magari si poteva fare grosso modo anche con altri lavori che hai fatto, con gli altri lavori che hai fatto. Ma Una inquadratura fissa, chiedo a Claudia, non so se è possibile che questo lavoro si può vedere all'interno di una gabbia concettuale. questo sicuramente, perché comunque è una scelta talmente vincolante che diventa poi alla fine la chiave del lavoro, per cui è un lavoro seriale, sicuramente come diceva Oriana, però ha anche molto a che fare con una serie di esperimenti che abbiamo comunque visto in storia della fotografia, no? Dall'inconscio tecnologico di Vaccari a Ugo Mulas, e quindi quando anche abbiamo parlato un po' delle modalità possibili di narrazione, voglio dire, all'interno di una camera abbiamo anche, per esempio, tirato in ballo appunto Mulas e la sua rappresentazione anche, per esempio, del tempo, e quindi questo tempo condensato che ha passato Uliana all'interno di un'unica stanza in compagnia di persone che potevano entrare e uscire, ma che potevano essere comunque colte, coniugando un po' l'inconscio appunto tecnologico del mezzo e sicuramente anche quel senso di sperimentazione, quel senso appunto di in qualche misura anche così, declinazione del fattore tempo insieme alle persone all'interno di uno stesso luogo, credo che fosse sicuramente necessario
per dare un impianto a questo tipo di lavoro che non fosse un reportage all'interno di una, un ambiente, insomma. Quindi sicuramente questo impianto è stato importante e credo che sia veramente la chiave di volta di tutto il lavoro, che comunque poi è stato anche selezionato tra quelli di appunto la serie Italia, e quindi abbiamo avuto il piacere, insomma, comunque di vederlo esposto insieme a 7 altri, di cui alcuni sono collegati questa sera tra il pubblico, esposti anche a Bibbiena in occasione appunto della grande mostra sulla famiglia in Italia. Quindi comunque ha funzionato sicuramente molto anche l'idea, oltre alla realizzazione, che è stata sicuramente rigorosa, perché poi il trucco in questi casi è proprio attenersi a un rigore, a uno schema che deve essere sempre identico a se stesso, perché altrimenti decade proprio quella gabbia concettuale che diceva Vincenzo. E quindi sì, anche questo è stato un lavoro che adesso Uliana ha voluto definire come acerbo, perché sicuramente non contiene una narrazione articolata in quanto tale, perché ovviamente, come peraltro neanche Smile contiene una narrazione, perché sicuramente anche quella, e qui chiamo Silvano Bicocchi, direttore del Dipartimento Culturale, è un'opera tematica ma non narrativa, per cui sicuramente ci sono tanti modi per raccontare. Credo che il pregio della progettualità, che comunque alla fine abbiamo cercato di coltivare in questo periodo, è proprio stabilire a monte non soltanto il cosa, ma il come raccontarlo, e questo sicuramente è stato un po' l'esercizio per tutti noi in questi anni che abbiamo coltivato tutti insieme, poi perché ci sono, ripeto, collegate anche alcune persone che hanno condiviso questo percorso, che è stato molto bello e fruttuoso. Siamo molto felici, ecco, di potervelo raccontare e condividere con voi queste esperienze. Esatto, sì, è vero, infatti io, Claudia l'ha detto poco fa, mi sono dimenticata, ma la volevo proprio dire, perché parlando del seriale, che effettivamente quell'anno abbiamo visto tantissimi esempi, lavori, e siamo stati proprio, io almeno, anche una tale Silvia Ricci che è collegata, siamo state proprio rimaste affascinate da questo seriale, e quindi sia io che anche lei ha realizzato un altro seriale, perciò è stata proprio una scelta, diciamo, l'impallo del momento. Volevamo fare un seriale a tutti i costi, ma anche perché comunque essendo appunto una tematica così grande da affrontare, perché la famiglia, insomma, poi io, avendo la distanza, ho giocato anche su questo, perché comunque chiamandolo distanza, ho giocato tra virgolette, però è stato, cioè, non volevo fare il classico racconto del dettaglio, il ritratto, perché non mi sarei sentita, cioè non avrei rispettato realmente quello che era il legame con la mia famiglia, cioè quello che è la situazione mia familiare, quindi di una famiglia che sta a distanza. Perciò un linguaggio poteva essere appunto quello del seriale, e quello del trattenere tutto quanto dentro quella stanza, per non dimenticarlo, per tenere il ricordo di quei giorni. Quindi anche appunto per quello le lezioni gli incontri di laboratorio sono serviti moltissimo per questa cosa. Si vede che ne hai risentito sicuramente. No, io si vede che ne hai risentito di quanto ti eri fatta con questo. Spero in maniera positiva. Sì. No, dico, sì. L'impressione che ho avuto da questo lavoro è un racconto, ma è un non racconto, nel senso che non c'è una storia ben precisa, ma c'è la volontà di catturare questi momenti che per tutti noi sono momenti qualsiasi, per te hanno un valore giusto, che sono quelli familiari. Alla fine tu hai avuto un contenitore di questi momenti che ti sei tenuta nel momento in cui poi sei rimasta da sola, che hanno appunto un valore soprattutto per te, no?
per noi c'è solo la curiosità di vederli al momento in cui li proietti. Subito dopo acquistano il loro vero valore in mano a te, mentre continuano a dirci poco o nulla a noi, ok? Perché sono scene qualunque, però tu avevi proprio bisogno di queste scene qualunque, sì, per avere un legame, un contatto, un qualche cosa di tattile, di intendo visivo, come se la vista toccasse, ecco, l'immagine, nei momenti in cui poi magari eri da sola, quindi sicuramente hanno un grosso potere per te queste immagini. Questa voglia di catturare questi momenti familiari, abbinata alla gabbia, diciamo, concettuale, comunque la scelta di fare l'inquadratura fissa, ha fatto la differenza, insomma. Sì. Il lavoro è generale, insomma. È stato anche divertente, perché comunque mi ricordo che in quei giorni mia madre chiaramente sfuggiva all'obiettivo in continuazione, perché chiaramente. Non voleva essere ripresa. Mio fratello invece molto più tranquillamente, cioè, mi chiedeva magari non mi riprendere quando sto mezzo nudo per casa, basta che questo, perché sennò lui non fregava niente. Però è stato divertente, perché io cercavo di cogliere magari quei momenti più, non so, tra quelli un po' più simpatici, ma anche quelli un po' più spontanei. Non era semplice, perché comunque lo scatto della macchinetta si sentiva il rumorino, avevo una macchinetta al tempo che non si poteva eliminare. Hai evitato le pose il più possibile. Ci ho provato, però appunto è stato divertente, perché poi, essendo in casa, insomma, abbiamo anche un po' scherzato su questa cosa. È stato un esperimento, il primo, divertente. Io chiaramente, perché di mio ho la malinconia proprio che mi segna, però anche se appunto il risvolto era appunto un po' malinconico per la questione appunto della distanza, però comunque ho cercato di renderlo un po' più divertente, ecco, non dargli un'impronta troppo triste. No. Bello. Io volevo domandare a Claudia, se a lei arrivano le stesse sensazioni che, guardando queste fotografie, viviamo noi che abitiamo a Crotone, che è una ridente cittadina ma è spopolata dalla gran parte dei giovani. E quindi quei momenti che ha mostrato Giuliana ci ricordano tanto quei brevi momenti in cui i figlioli tornano a casa e c'è la maniera di condividere per poche ore o per qualche giorno la loro vicinanza, che è una sensazione, non so se chi non vive queste situazioni riesce a cogliere. Quindi chiedevo a Claudia se lei ha colto anche questa tristezza, questa malinconia che esiste nelle fotografie che ha fatto Giuliana, che io vedo. Sicuramente era, diciamo, una malinconia, se vogliamo, in qualche modo è accentuata forse la sensazione da quel tipo di bianco e nero, che in realtà è abbastanza cupo, e quindi in qualche modo però l'ha reso un po' sospeso anche nel tempo, poi alla fine tutto il lavoro fotografico, no? E infatti per questo il bianco e nero ha questo potere di sospendere nel tempo, quindi anche quei momenti risultano un po' astratti dal corso poi delle cose, quindi sicuramente ci può essere una malinconia che magari è quasi una previsione, nel senso che poi alla fine quelli sono i giorni invece di convivenza, i giorni in cui ci si ritrova, i giorni in cui poi alla fine forse il tempo scorre anche fatto di piccolissime cose che però poi soprattutto dopo assumeranno, si sa già che assumerà, quindi è una malinconia quasi pregustata da quello del bianco e nero, perché si sa già che poi mancheranno proprio quelle piccolissime, semplicissime cose che fanno parte poi alla fine della svolgimento ordinario di una giornata di famiglia che tutti conosciamo e di cui si sente forse poi più la mancanza, non tanto dei grandissimi eventi che hanno già un valore di per se stessi, ma proprio dell'ordinarietà familiare.
Quindi questo si domestica anche, anche proprio lo svolgersi dei piccoli momenti domestici che quando sono condivisi assumono tutto un altro valore e credo che paradossalmente quel lavoro lì che in realtà ormai ha già 2 o 3 anni ha una nuova attualità che ci è data proprio da questo periodo del Covid-19 e quindi anche il fatto di essere chiusi all'interno di uno spazio ristretto in compagnia può servire anche a rimettere in prospettiva proprio quello che è il senso e l'essenza del legame anche, no? Familiare all'interno, la convivenza anche, no? Con i propri familiari. Quindi secondo me ha ripreso un'attualità imprevista, in attesa anche in funzione di questo periodo, perché diventa in qualche misura, o perché tutti abbiamo vissuto una forma di separazione, credo, dai propri familiari, o perché abbiamo vissuto una convivenza con i nostri familiari da cui non potevamo separarci. In ogni caso abbiamo dovuto rimettere in discussione tutto, e forse tutto cambiato, no? Quindi chi non abbiamo visto lo abbiamo pensato con malinconia sicuramente e penso l'esperienza di molti, sicuramente la mia è stata proprio di dare ulteriore spessore e significato poi insomma alla vita insieme ai familiari, perché parlo di me e dei miei figli in particolare, quindi credo che sia un'esperienza raccontata con una modalità sicuramente non ovvia, perché non vi è appunto quell'insistere sul dettaglio in quanto sentimentale, anzi è colto quasi casualmente, però proprio per questo, proprio perché non indulge neanche in questo caso, prima non indulgeva sulla sofferenza, adesso non indulge sull'effetto sentimentale facile da cogliere, credo che Uliana in realtà abbia fissato, almeno per lei sicuramente, qualcosa di importante. Per gli altri, forse come dice Vincenzo, è più difficile da cogliere l'aspetto emotivo, che il significato ovviamente personale di quei momenti, però possiamo comunque, come davanti a qualunque lavoro fotografico, no, provare a chiederci appunto il significato sia della scelta del linguaggio, ovviamente sia della scelta del contenuto. Sicuramente uno dei motivi per l'adozione di un linguaggio fotografico come quello è proprio non soffermarsi su quello che è prevedibile, ovvio e forse anche edulcorato, ecco, poi alla fine come messaggio di vita in famiglia. No, è stata nuova, anche nel suo primo tentativo già è stata nuova. Non è caduta nella banalità, insomma, dell'ovvio, sicuramente. Uliana, io vorrei approfittare per lanciarti una proposta. Questi sono i tuoi 3 primi portfolio. Ci hai messo di fronte al fatto compiuto. Hanno avuto il loro successo, hanno avuto le loro affermazioni e quindi noi abbiamo preso atto e ti stiamo facendo i complimenti. Sicuramente tu andrai avanti nel tuo percorso. La proposta che ti voglio fare è quella di considerarci come un laboratorio per testare quello che stai preparando, stai facendo, è in corso d'opera o appena finito, in modo tale da capire che tipo di reazione e sensazione può provare un tuo lavoro all'interno del nostro gruppo. E in quel caso magari ci possiamo dedicare a chiacchierare con calma e vedere, certo, un attimino, ok, che sono facili. Ci vedere come laboratorio di esperimento, diciamo così, no? Dove puoi sperimentare quello che stai combinando. Naturalmente continua a stressare più possibile a Claudia, perché ormai sono abituati. Perché la cosa dà buoni frutti e quindi concordo con te. Ormai sono abituati a quanto gli rompo le scatole, quindi penso che ti hanno fatto il caso. No, ma no, devo dire che è la soddisfazione più grande. Sì. È una, diciamo, è stato soprattutto questo periodo una forma, come dire, di convivenza virtuale d'associazione, per cui nessuno stress, anzi solo piacere. No, vabbè, voglio dire,
Sono delle situazioni sicuramente piacevoli, perché l'unico modo per vedersi, incontrarsi è scambiare opinioni e sentirsi più vicini. Però sono delle grandi opportunità. Poi dal vivo o tecnologicamente parlando, insomma, l'importante è che comunque questo filo continui a funzionare. E noi continuiamo a tessere fili, quindi un altro filo l'hai agganciato a Crotone, per cui ti lasciamo con un arrivederci, ecco, al prossimo appuntamento. Tienici informati, a me, tienici informati, non facci perdere non venire ogni tre soli. Scusate se vi ho interrotto. No, quando parlo il presidente mi fermo. No, per l'amor di Dio, no. Conto molto poco. Niente, il bello del web è che siamo assieme a distanza. Il brutto è che siamo soli, sembra di essere soli davanti al nulla. Quindi se siete d'accordo e se è possibile, Vincenzo, inviterei tutti quelli che ce l'hanno fatta a stare svegli, ad accendere un attimo la webcam, in maniera che ci vediamo un po' tutti, e fare un bellissimo applauso a Giuliana e a Claudia, che è stata così gentile. Quindi accendete tutti quanti gentilmente le camere e attivate il microfono. Lo volevo proporre io, perché volevo fare un bello screenshot, se me lo permettete, per il ricordo di questa serata. Così è più bello, vero? Perché sennò sembra di essere solo. Andrea, accendila. Raffaele, guarda che ti sta un sangue in testa, sono rovescio. Complimenti, Liliana. Grazie mille, è stato veramente un onore. Grazie, è stato bellissimo, sono stata benissimo. Grazie a te, grazie a te. Grazie a te, grazie a Claudia. Grazie a tutti quelli che sono rimasti. E anche io ringrazio tutti per questa bellissima, calorosa serata, che è veramente stata un grandissimo piacere. Effettivamente questi ponti che si creano tra regioni non confinanti sono preziosissimi. Quindi grazie, grazie davvero. Grazie a voi, grazie a voi. Quando grazie potete venire tutti in officine creative italiane in Umbria, voi. E poi noi veniamo tutti al mare, chiaramente. Facciamo un scambio vantaggioso sicuramente per noi all'Umbria, perché sicuramente avete un clima e un paesaggio che vi invidiamo. Siamo l'unica regione al centro dell'Italia senza mare, però va bene. La sofferenza. Però fotograficamente, ecco, tutti questi momenti, queste occasioni, ecco, di incontro, credo che siano preziose. Ringrazio appunto sicuramente la vostra associazione per questa bellissima opportunità anche per noi di conoscervi. Grazie, grazie a voi, grazie a tutti quelli che hanno partecipato. Ho visto tante facce nuove che non conosco. La cosa è la clac, Vincenzo. Vabbè? La clac dall'Umbria. È il nostro team. Ho capito. Mi ha fatto molto piacere. Quelli che vedi sono quasi tutte grandi autrici di Officina Creativa Italiana. Spezzo una lancia per tutte le presenti. È un bel gruppo, vi vedo compatti che rispondete in coro. Quando uno di voi chiama, tutti gli altri rispondono in coro, è la cosa più bella. Questa è la nostra forza. Siamo una squadra, uno per tutti, tutti per uno, insomma. Esatto. È la prima cosa che ho notato stasera, devo dire la verità, anche se è l'ultima che sto dicendo. Beh, allora, vi ringrazio ancora. Grazie a voi. È stata una bellissima e piacevolissima serata. Grazie ancora anche a Claudia per il suo apporto e il suo contributo preziosissimo.
Invito Uliana quindi a tenerci aggiornati. Fissiamo solo la deve fissare solo la data e comunicarci il prossimo appuntamento, va bene? Io vi dico tutti i prossimi appuntamenti e ti do la precedenza. Ok. Vediamo se facciamo pure prima vedendoci di persona, magari quest'estate, che non sarebbe male. Esatto, vabbè, è sottinteso che se vieni giù, insomma, fatti sentire, così almeno ci vediamo, insomma. Ok, esattamente. L'invito si può tranquillamente estendere a quelli del tuo gruppo, quindi lo stesso esperimento, se vi fa piacere, lo potremmo fare con dei lavori, magari dei portfolio oppure altro lavoro che voi fate del vostro gruppo, insomma. Sono quegli scambi che non sono, diciamo, la funzione quasi confermativa di quella di stasera, no? È un po' come darti il tuo giusto compenso al bel lavoro che hai fatto, ma degli scambi che possono essere utili per arricchire, sentire un'altra campana da un altro gruppo di persone che stasera un po' timidamente non sono tutti intervenuti, ma parecchi hanno pure la lingua lunga, quindi avrebbero voluto partecipare di più e dire la loro. Quindi la prossima magari si sciolgono un po' di più Adesso ti hanno conosciuta, la prossima volta preparati. Perfetto, abbiamo rotto il ghiaccio. Grazie di nuovo a tutti, arrivederci alla prossima. Grazie. Buonasera a tutti, buonanotte. Ciao, buona serata. Buonanotte. Grazie a tutti. Grande Uliana. Ciao Uli, brava. Oh, grazie. Ti aspettiamo a Crotone quando vieni, mi raccomando. Portati pure Claudia. Mi sa che viene del mare. Il mare è bellissimo. Già, ne sono sicura. In realtà poi la vostra regione la conosco, ma non la visito da troppo tempo, sicuramente sarebbe bene. Allora, visto che siamo rimasti in pochi, non so se avete interrotto la registrazione oppure no. Adesso la interrompiamo, vi ringraziamo ancora e interrompiamo la registrazione. E comunque sì.